Ah, certo, come no, io vi lascio soli per qualche minuto e subito fate i mischioni. Sembra quasi un cattivo di Dragon Ball, quella specie di gonna tribale lunga che in realtà appartiene a Rinoa. L'unica cosa che mi dà la certezza, che mi fa stare tranquillo, è che questo non è un personaggio sconosciuto, ma ha dei tratti distintivi riconoscibili, è il culo AX di Squall, con quello non si sbaglia mai. Per il resto è bellissima l'impressione di, come lo possiamo chiamare, Squallzelloa. Abbiamo già avuto dei casi di Squallzelloa, con tutti i mischioni che abbiamo visto nel primo disco di Final Fantasy VIII fino adesso. Ora vedete una scena orribile in questo momento, molto simile alla mosca. In pratica, e questo è l'effetto che vedreste se Selphie, Zell e Squall entrassero tutti assieme nella camera del teletrasporto e uscissero dall'altra parte. Una cosa schifosissima, infatti, anche perché più che altro mi sembra di intravedere qualcosa come Zell con i capelli di Squall, una manica di Squall, l'altra di Zell, i pantaloni di Zell e di Selphie. Non ho idea cosa ci sia, ma di sicuro qualcosa c'è. Squallzelloa, mi ricordo strani mischioni con Irvine in mezzo, dato che a lui piacciono particolarmente, ma la particolarità di questo mischione è che sembra che Squall abbia le maniche corte, vero? Sembra che abbia le maniche corte fino ai gomiti, però in realtà sono sopra. Ah, mi sta entrando il falsetto, scusate, sopra! Sopra le maniche nere della giacca stilosissima di Squall che ha preso il nero e sotto gli avambracci di Zell con dalla vita in giù, a parte il culo AX di Squall, non saprei cos'altro dire perché vedo forse due paia di scarpe, quelle di Squall e quelle di Zell rosse, è un'entrata in scena abbastanza preponderante, non so bene se l'uso della parola preponderante sia utile in questo ambito, ma io la uso lo stesso perché sono un anarchico dell'italiano. Non più di certi altri che però non sanno neanche di farlo apposta, ma lo fanno senza volerlo. No, io se torturo l'italiano lo faccio apposta con simpatia e velato rispetto. Comunque, sì, c'è un'intromissione di Rinoa in basso. Rinoa sparisce completamente perché? Perché è bassa di statura. E abbiamo un'unione addirittura della chioma. Quando mai è successo di riuscire a unire la chioma castana di Squall, che già di per sé è una novità assoluta in Final Fantasy, un protagonista che non è biondo, giapponese? Voi avete problemi con voi stessi, perché se continuate ad avere questa ossessione per i protagonisti biondi, dato che voi non potete esserlo in natura, non va bene. Non tutti possono essere dei Lannister, ma non vi preoccupate, o dei Targaryen, anzi. Nessuno è mai un Targaryen nella realtà con quei capelli, ma per la prima volta abbiamo l'unione della chioma di Zell e Squall. Interessante. Squallzelloa. Fantastico. Ora però vi scusate, ma vi smonto, eh. Ok. Prima di lasciare questo luogo tranquillo, l'antro oscuro della mente di Squall, anche se in realtà, come vedete, non ha nulla di veramente osceno. E uno sarebbe tentato di pensare che nella propria stanza di Squall, se la stanza davvero rappresenta la mente di questo bacato protagonista, possa essere qualcosa di terrificante. Invece, vedete, è una stanza molto tranquilla, vagamente disordinata, ma vabbè, io faccio molto di peggio nella mia stanza, quindi forse sono io il vero malato di mente in questo luogo. Ho notato soltanto, ecco perché non vado via, una cosa che raramente riesco a notare normalmente giocando a Final Fantasy VIII, perché non si fa molto caso ai dettagli. E tra l'altro vorrei chiederlo direttamente a voi, ditemi se avete mai notato questo dettaglio della stanza di Squall, perché giuro che lo sapevo che c'era, ma l'ho notato in realtà dopo molte partite a Final Fantasy VIII, quando ero arrivato a un punto in cui giocavo a Final Fantasy VIII soltanto per contare le zanzare intorno ai lampioni. E si arriva a certi punti nella propria ossessione. E volevo chiedervi se, a parte che potremmo anche fare una rapida cernita di tutto quello che c'è nella stanza di Squall, che potrebbe essere interessante, e tra l'altro, Squall, se proprio sopra il buco del salvataggio, che in realtà vedete il buco nero del salvataggio che continua a girare su se stesso, quello è la porta dimensionale praticamente, no? È il piccolissimo portale in miniatura controllato dalla tecnologia di Final Fantasy VIII che vi permette di trasferire la vostra urina o le vostre feci da qualche altra parte. Quindi secondo me esiste una dimensione parallela, un altro mondo, forse il nostro, in cui piovono le cose di Squall.
Vabbè, è un onore, è un grande onore riceverle dall'alto. No, volevo dirti, Squall, che se vuoi approfittarne, dato che ci sei proprio sopra, puoi farlo. Io parlo normalmente, tu fai proprio quello che vuoi. So che sei stato nella prigione distretto di dove per la prima volta hai notato un cesso old style, perché io sto iniziando a davvero a creare in ogni dettaglio la teoria del cesso di Final Fantasy VIII, perché secondo me effettivamente avete ragione, cioè il salvataggio sono i cessi moderni in Final Fantasy VIII. E il fatto che nella prigione di Distretto D apparisse un Vater, che può essere ritenuto, dato che non si vedono da nessun'altra parte, un oggetto misterioso, un oggetto ambiguo, alienante, che non dovrebbe trovarsi lì. In realtà, io ho pensato che il cesso nella prigione Distretto D fosse l'antico modello di salvataggio. Cioè, se io mi fossi avvicinato veramente a quella tazza, probabilmente premendo un tasto avrei sentito il suono acustico che mi permetteva di salvare la partita, perché svolgono questa duplice funzione. E quindi, secondo me, quel cesso era soltanto una versione antica del salvataggio moderno, e quindi viceversa, per la proprietà transitiva. Vabbè, adesso inizio, ma sì, buttiamo parole a caso. Proprietà transitiva sta benissimo, anche se non hai la benché minima idea di quello che vuol dire. Comunque, per la proprietà transitiva, il salvataggio è un cesso moderno. Osservate bene questo oggetto roteante. Tra l'altro anche molto piacevole perché l'accostamento del blu e del giallo è delizioso. Uno dei più bei salvataggi, credo, no? In Final Fantasy. Che cosa abbiamo? Nel 7 no, perché abbiamo quella specie di Emmy, quella specie di trofeo olimpico fosforescente che, confesso, non mi è mai granché piaciuto, con tutto rispetto per Final Fantasy 7. Vabbè, il miglior salvataggio è sempre quello di Final Fantasy IX Moguri. Avete ragione, d'accordo. È ovvio che un Moguri batte un cesso roteante giallo e blu. Va bene, ok, non dico più niente, eh. Non dico più niente. Come si salvava nel 10? Nel 10? Sai avere dei vuoti di memoria che non ti ricordi come si salvava? Ah, la sfera. La palla. La sfera. La salvo. Salvosfera. Salvosfera. Non mi diceva niente. Ok. Nel 12? Nel 12 si salvava spegnendo la console perché così salvavi la tua sanità mentale. Secondo me. Era così. Cosa stai salvando? Sofferenza! Anche il cristallo. Il salvo cristallo. Nel 6 c'era soltanto quel lumino azzurro. Prima del 6 non mi impergolo perché non ho voglia di ricordare. Quindi vabbè, secondo posto, i Moguri sono sempre la miglior forma di salvataggio. In X2? Come si salvava in X2? Forse togliendosi i pantaloni, non so. Comunque, mi sono perso nei discorsi. Mi sono perso nei discorsi. Comunque, quello vabbè, l'unica cosa che volevo dire, forse prima di passare al vero argomento a scuola, è che puoi far la pipì. Ecco, l'ho detto. Sentiti come fossi nella tua stanza a scuola. Ho notato. La sedia, oh, l'ho detto. Quanti di voi, e qui mi rifaccio la domanda che avevo fatto prima, perché di sicuro ve l'eravate ormai persa. Quanti di voi hanno notato e quando hanno notato che nella stanza di Squall c'è una sedia da ufficio? Le sedie con le rotelline, quelle che si mangiano i cavi della corrente se ci passate sopra, no? Quelle che, la cui poi ruota si incastra e dopo un po' di mesi che usate quella sedia e non sapete che avete la ruota incastrata, voi date un colpo di reni per mandare avanti la sedia rimane ferma e voi cadete. Sì, sono momenti tristi che mi sono capitati, ma da lì in poi non ho più utilizzato sedie che mangiano i cavi. Io uso una sedia pieghevole, tipo quelle, non lo so, da portarsi in spiaggia. È triste, infatti cerco di non inquadrarla, ma è molto pratica ed economica. Scuola invece utilizza questa sedia da ufficio. E quindi quella è la scrivania di lavoro di Scuola. Peccato che la grafica non ci permetta di vedere che cosa c'è sulla sua scrivania. Io, vabbè, sono ormai pignolissimo sulla vita privata di Scuola, voglio sapere tutto. Grazie Scuola anche per aver coperto la tua scrivania ai nostri occhi con la tua bara. Perché quella è la tua bara, non venirmi a dire che è la custodia del Gunblade, quella è la tua bara, non c'è bisogno di una custodia così grande. Secondo me, una di quelle custodie morbide che coprono la lama sarebbero più che sufficienti, una sorta di fondina enorme. E vabbè che il tuo si rimpicciolisce, ma proprio per il fatto che si rimpicciolisce, perché devi usare una bara? Quella è la tua bara.
Tu ti chiudi dentro per non avere dei rapporti umani alla fine dell'avventura, alla fine di Final Fantasy VIII. Secondo me una possibile trama di Final Fantasy VIII 2, perché sono certo che la Square Enix ci ha pensato, era di far trovare Squall come nuovo protagonista, cioè i nuovi protagonisti ritrovano il vecchio protagonista a Squall andando in una catapecchia in cui in cantina, magari a Winnie, ha dato che vabbè, vuoi tornare al tuo luogo di origine, neanche sai che quello è il tuo luogo di origine, ma te lo dico io, Squall. Vanno in una cantina, trovano questa bara con Grivier inciso sopra, fanno toc toc e senti da dentro. Oh, che è Squall che torna al mondo ed è molto felice di questo. Sì, è una vaga scopiazzatura di Vincent Valentine, ma Squall ci potrebbe stare benissimo. Non devi neanche cambiarti il vestito, Squall, perché vampiro uguale quasi guardiano della notte, va benissimo. Sulla scrivania di Squall abbiamo il libro rosso di Mao Zedong, forse, perché vedo la copertina. Quella che alla sua destra potrebbe essere una tazza di caffè latte. Oddio, caffè latte è relativo, non è che voglio anche cercare di stabilire quale sia il menù della colazione di scuola, a parte che credo che lui non la faccia la colazione, non mi sembra il tipo. Però sembra, è una tazzina. Poi cosa scuola mette dentro la tazzina è relativo, ma è una tazzina. Non si capisce quale sia l'oggetto ancora a destra, lì davanti ci sono dei pixel bianchi, ma è il giornale, perché sopra lui accatasta copie e copie e copie di armi mese, numero, vatte la pesca. Poi vabbè c'è lo scaffale con i suoi libri, con i suoi CD di Aznavour. Una lavagnetta? Quella roba bianca. E la lavagnetta bianca, quelle che si scrivono col pennarello, quello fatto di vernice. Non so se è fatto di vernice, di cosa è fatto col pennarello? Il pennarello puzzoso. Il pennarello che io compro col pennarello solo per aprire il tappo e sniffare. Avete capito come avviene questo commento? Come nasce questo commento? Sì, io sniffo i pennarelli a vernice, se così si chiamano, e così nasce tutto. Vabbè, io non ho la lavagnetta bianca, odio quelle lavagnette perché poi ti riempi di inchiostro sulle mani o di vernice o quello che è. Però vabbè, puoi sniffare un casino. E a sinistra della lavagnetta c'è. Cos'è quella a fare? Con le due luci rosse a sinistra e a destra. Potrebbe essere. Io ho sempre pensato nella mia mente che fosse il terminale. Cioè che addirittura, dato che il Supremo Norga ha investito tanto, avesse deciso anche di inserire un terminale in ogni stanza, non dico quelle per più studenti, quelle in cui Squall in quanto apprendista. Noi non siamo mai stati apprendisti, non ce lo ricordiamo, ma Squall in quanto apprendista stava in una stanza con. Non dico, non con Selphie, ma con un anonimo Sid che lui ha torturato e ucciso come sole l'enigmista. Quindi lì non c'era il terminale, me lo ricordo abbastanza bene. Ma forse nelle stanze private c'è, e sarebbe un discreto investimento, e sarebbe anche. Però è difficile riuscire a raggiungerlo con le proprie manine se Squall si siede lì. Non capisco bene che cosa sia, ma vabbè, non pensiamoci. Squall, se sei stato tu a mettere questo quadro osceno di Osvaldo Paniccia, che non capisco neanche che cosa rappresenti, cosa sono de delle scanalature? E l'oceano? È un fotogramma di Solaris di Tarkovsky con l'oceano in bianco e nero? Non si capisce, è osceno comunque. Te lo dico per te, è osceno. 500 euro, avanti! Che numero è questo? Ma è roba da pazzi, è un sogno. Mamma mia! O è la sabbia magica? Hai fatto una scultura con la sabbia magica, Squall? Quella che è sabbia, ma se va in acqua non è più sabbia, è qualcos'altro, gelatina. Io una volta l'ho avuta, credo anche di averne mangiata un po'. Ultimo punto, adoro quelle piastrelle. Anche se questa l'hai rotta, Squall. Non sei riuscito a trovare una piastrella dello stesso colore. Perché è troppo chiara. Mi dispiace. È un peccato, hai rovinato quasi tutta la stanza così, eh. Devi stare più attento. Vabbè, comunque abbiamo da liberare. Abbiamo da liberare altre zone del garden. Io ribadisco, sono partito dalla parte sbagliata perché bisognerebbe partire a sinistra, dato che c'è oh, stipendio, soldini. Andiamo subito su eBay a spendere i soldi. Bisognerebbe partire da destra. No, da sinistra verso destra. Io sono partito da destra verso sinistra, ma pazienza. Faccio fatica a camminare dritto perché questo controller della Super Meat utilizza come tasti direzionali un unico blocco e è difficile riuscire a premere soltanto uno dei tasti direzionali. Anche lei lo sa. No, non sono riuscito a chiamare il professor Nevrastenicis. Oh, ma Piros, vuoi un'altra goduta?
Io te la do, eh. Va bene, va bene, va bene, guarda. A meno che tu non abbia qualcosa che mi interessa, no, assolutamente. Tieni, eccola qua, guarda. Vai, davvero. Potevi chiedermelo gentilmente senza presentarti qui, ma. Fare una telefonatina, io ti mandavo Shiva a casa direttamente. Eccola qua. Shiva, abbi pazienza, c'è un altro Piros che vuole una morte orgasmica. Offrigliela. Sei contento, Piro? Vediamo un po'. Vediamo. Oh, che bello. La morte dolce. Io non la chiamerei neanche la morte di Piros. Mi sembra più l'eutanasia di Piros, perché è un gesto gentile che noi gli facciamo. Professor Nevrastenicis. Sì, il suo cognome è un nome nomen. E mi fischia. Mi avverta almeno quando sta fischiando, è veramente odioso, sa? Professore. No, no, oh, professore, ma. È lei che ha liberato tutti questi Pyros nei dintorni. Fermatele, quanti sono? Ce n'è uno solo. Allora vedi che sei tu che hai liberato tutti gli altri Pyros. Ah, però ce n'è uno solo, Pyros, guarda. So già cosa vuoi, io leggo nella mente dei Pyros, io sono l'uomo che sussurrava ai Pyros. Ah, però questa fila. Avrei potuto mettere. Si può mettere in. Zell, sei una delusione per tutto l'essere umano. Lo scibile, sei una delusione per lo scibile. Oh, così l'ho detto bene. Guarda come si incazza Pyros se provi a rubargli il suo fuoco. Beh, posso capirlo, è come rubare una parte di lui. Lui non vuole. Lui vuole. È meglio bruciare tutto subito. No. Cosa diceva Kurt Cobain? Non faceva ricette. Era una cosa filosofica. È meglio bruciare subito che spegnersi lentamente. Oh, quindi Pyros non vuole spegnersi lentamente, ma vuole bruciare subito. In realtà vuole smettere di bruciare. Sei stufo di bruciare, da quando sei nato che bruci, Pyros. Eccoti, così si vede bene. Bene. Non mi fa sentire in colpa uccidere i Pyros, se so. Che gli strappo un sorriso. Livello 17, scuola esattamente come i tuoi anni. Vediamo cosa c'è in mensa. So che il preside Cid non c'è. E questo già mi basterebbe in teoria, ma io voglio andare pure a controllare. Salve, salve, Concetta. Sei Concetta, vero? Mi ricordo di te, mi hai passato quegli appunti. Forza ragazzi, possiamo ancora farcela. Sì, mi dai qualcosa? Siamo tornati dalla prigione. Alcuni nostri colleghi sono presumibilmente morti, ma non sono sicuro nella base missilistica. Siamo gli eroi, lo sai o no? È vero che non siamo vestiti da Sid, non capisco neanche perché. Vabbè, non capisco neanche perché non portiamo più la divisa, che tra l'altro è anche molto carina, ma. Il mio vestito, guarda, lo. Cara Concetta, il mio vestito non è niente male, ma quello di Zell meriterebbe sicuramente di indossare la divisa piuttosto. Vabbè. Guidobaldo. Anche tu qua. Ho notato. Cosa pensavi che fosse il distributore automatico? Avete chiuso Cid dentro il distributore automatico, l'ho capito che non è qua. Hai qualcosa per me? No. Ricordo al pubblico che siamo senza code di Fenice, non abbiamo neanche. Una cosa importante. Oh sì. Tenete Zell. Tenete Zell. Tanto non succederà. Succederà solo alla fine del gioco, quindi. E rischierà anche di uccidersi. Ecco. Sono finiti. Zell, non diventare antagonista adesso. C'è gente che lo è diventato per molto meno, tipo Final Fantasy VII. Quindi.
Ecco, meno male, sei venuto a me. Tranquillo, guarda. Vuoi un buffetto sulla guancia? Vuoi che ti faccio come sai le zie che vengono a casa dei parenti e afferrano con l'indice e il pollice la guancia del bambino e gliela strappano via facendo. Lo posso fare, so che non è molto. Non è neanche igienico per certi versi, ma. Lo posso fare. Troveremo dei panini. Non ti preoccupare. Oh, allora, per farti perdonare della mancanza dei panini e di aver illuso questo povero bambino, dovresti almeno darmi una coda di fenice. Erba ghisal. Che cosa ci faccio con l'erba ghisal? Me la rollo? Me la fumo? Vuoi che chiami un ciocobo qui al chiuso? Che cosa fa? Sfonda una finestra per entrare nella sala mensa? Volete che io invochi un ciocobo per far sì che voi lo ammazziate e lo cuociate? State morendo di fame? Da quant'è che siete barricati in questa mensa? 4 giorni? Di solito nella mensa ci dovrebbe essere anche del cibo, quindi non credo che siate così disperati. Non stareste sull'attenti con la schiena dritta? Io me la fumo l'erba ghisala, alla faccia tua, guarda. Alla faccia tua. Hai capito? Che non mi parli neanche più assieme, hai capito? Hai capito? Ah, c'è una guerra. Ah, sì. Vabbè. E tu? No! 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 Non è tutto a posto, no. No. Meno male che mantengo il mio decoro. Guarda, altrimenti non hai idea di cosa posso fare. Sono un protagonista castano, sono l'unico nel mio genere. A parte Barz di Final Fantasy V. Ma quello non se lo ricorda nessuno! L'ho spaventato abbastanza. L'ho spaventato abbastanza. La povera Tiffany. Adesso cerco di dare dei nomi a tutti, perché in teoria a scuola dovrebbe conoscere nome per nome tutti gli studenti del Garden. Quindi, forse gli apprendisti no, perché li disdegna sicuramente. Perché sono qua? Palma, è la prima volta che è tutto vuoto qua. Sei molto più tranquilla, vero? Sei una palma timida, vero? Non mi stai parlando. Quella dell'atrio mi parlava. Ma non sei una palma. Sei. Foglie. Sei un ficus. Sei un ficus. Pianta simbolo del potere. Sei un ficus. Ciao, ficus. Niente, non mi parla. Peccato, eh. Non. Te lo confesso, ficus, ma il mio cuore batte per la pianta dell'atrio, non per il tuo. Si è messo in chiaro, perché poi ci vuole poco per rendere le storie più grandi di quello che sono e la gente si fa delle illusioni. Vabbè, qua non c'è niente, quindi che sto a fare? Capito? Com'è che ti chiamavi te? Guidobaldo. Guidobaldo, Concetta, Tiffany e Astrakhan. Attima. Ma. Ficus. Palma, ficus. Palma, ficus. Sei un palma ficus, sei una strana unione. Grazie. Accetto i tuoi 7 anti, ma non sono neanche poche. Grazie. Grazie, ficus. Ma hai capito che ero in pericolo? Hai capito che ero incazzato? E perché nella sala mensa c'è la bandiera del Congo? Non è la. No. Ma c'è uno stato forse africano. Il Ghana. Gli manca la stella in mezzo. Vabbè, comunque, che cosa sono quei colori? Cosa mi vogliono dire? Ungherese? No, ungherese non è giallo e bianco. Vabbè, non è che sappia così tante bandiere. Comunque, dovrò indagare. Ma grazie, Ficus. Sei. Ora tu sei il mio Ficus preferito. Grazie, Ficus. Vieni qua, vieni qua. Ti accarezzo. Non perdere le foglie mentre ti tocco. Ti voglio bene, grazie. Farò tesoro dei tuoi 7 anti. Ma è uno dei regali più belli che mi è stato fatto dopo il libro di Sveva Casati Modignani. Che però ho fregato dalla biblioteca, non mi è stato regalato. Io pretendo che mi sia stato regalato e me la terra solo in prestito. Questo quindi è un regalo vero, a differenza di tutti gli altri. Nessuno mi aveva mai regalato una cosa del genere, pianta. Grazie. Ti voglio bene. Bacino! E basta, ho capito, vabbè. Torno, tornerò, pianta, eh. Ti voglio bene. Ho risucchiato il ramo di una pianta. Ascolta, sei veramente un protagonista bizzarro, lo sai. Che cammini storto. Super mito, fai camminare storto Squall, non è un ubriacone.
Rinoa, l'ubriacona. Ok, mensa liberata. Ora ci aspetta il giardino. Ci sarà un po' da camminare per il giardino. Ma vabbè, abbiamo sopportato di peggio nel corso della nostra vita fino ad ora, quindi attraverseremo anche di corsa. Per la prima volta attraverseremo di corsa. Non si può attraversare di corsa. Cioè, attraversare è legale, ma di corsa no. Adesso stanno. Ecco perché i professori sono impazziti completamente tutti, perché si può correre. Ah, questo è un albero sacro. Vedete le due luci che delimitano le aree? La luce di sinistra è per lo studio, la luce a destra è per limonare. Comunque, mostro. È per l'ultima parola che ho detto che sei venuto. Non è un Pyros. Basta, io ho finito. Voi mi state torturando Shiva. Voi mi state torturando Shiva. Fra un po' non sparerà più un grande inverno, ma una granita al lampone. Non ne ha più. Che strana accoppiata, tra l'altro. Che trio. Potete fare un trio comico. Pyros, questa è Grat, giusto? Non è Beal come Jessica Beal. No, è un Grat. È un Lesmator. Mai visti assieme. Vi siete conosciuti adesso perché hanno spalancato i cancelli del centro addestramento. Tanto non avete niente per me, guarda. Strane creature insieme. Poteva essere l'inizio di una grande amicizia, ma potevate essere i nuovi Goonies dei mostri, ma siete capitati sulla mia strada, tra cui l'ennesimo Pyros. Pyros, guarda, solo perché ho fretta. Date degli extra a Shiva. Shiva! Ancora tu, ti chiamano. Tolgo la schermata così, ecco, sei più libera. Inizierà a farti male la schiena a furia di tirarla indietro così. Però è sempre un bel vedere. Contento, Pyros? Sì, contento. Che sia l'ultimo, eh. Dovrebbe essere l'ultimo. Quasi. Forse nel livello MD potremmo trovarne ancora qualcuno, ma mi auguro di no. Almeno 4 AP. Ok, giardino liberare. Strana cosa che ho sempre notato, cioè il garden di Balamb è pieno d'acqua. E tra l'altro è un discorso da affrontare quando il garden svolazzerà, perché io non capisco come faccia quell'acqua a stare ferma mentre il garden svolazza. Nel corso della battaglia dei garden. Sapete quanto sarebbe stato bello in un magari remake di Final Fantasy VIII realistico al 100%? Vedere durante la battaglia dei garden il garden di Balam che vola storto, comunque si impenna e tutta quell'acqua che invade il garden. Bisogna svuotarlo. Bisogna fare qualcosa con quel piano interrato, quella piscina che avete creato intorno a tutte le aree del garden, perché adesso dovevate pensarci. Ma la cosa che più mi sorprende qua è una cascata quella, doveva finire quell'acqua? C'è una sauna lì sotto, è un luogo segreto dei professori? Se c'è nel centro addestramento un luogo dove gli studenti in teoria non dovrebbero andare, quella è la sauna segreta dei professori del garden di Balamb? O comunque, perché è una cascata lì? L'acqua è placida. Sembra di marmo l'acqua nel garden di Balam, perché qualunque movimento, anche in volo, non la sposta. Nu non c'è nulla di inumidito. E invece qua c'è una cascata. Tra l'altro acqua quasi magica. Cioè, risplende quest'acqua, la pulite bene. Non è riciclata. Dove andate a prenderla? Misteri fisici del garden. Maledizione, servono. Oh, questa, se non mi sbaglio, è la voce del professor Baranaldi. Professor Baranaldi! Baranaldi, si fermi! No, meglio che non la chiami perché lei ha il coraggio di scagliarmi contro un Pyros. Vada via, è buffo vederla correre comunque. Il buon vecchio professor Baranaldi. Torto. Ah, vedo che qua è rimasto tutto ai tempi di buonanima, di selfie. Ah, qua ci sono i Sid che si fanno i ninja. Occhio alle tibie. Avete dei coraggi?
Aspetti che ci penso un attimo. Preside? Fazione preside? Io servo l'unico vero re Stannis Baratheon. Sì, ti stupirai quando lo vedrai, sarà un incontro interessante. Squall. Tu sei un uomo o una donna? Un uomo, sì. Ah. Ma Marcus. Marcus, tu sei Marcus, ti ho battezzato adesso. Il preside ha spedito tutti i Sid verso la vera battaglia dei Sid! Ma non si doveva ammazzare delle streghe, scusa. Non dei supremi. Tu non hai capito niente. Marcus, tu non hai capito niente. Dove eri quando hanno fatto la lezione il vero scopo dei Sid? Mancava anche Sifera a quella lezione. Mancavi anche tu, solo io ero l'unico che c'era. Parlavano di fiori anche. Una cosa dell'ape, del fiore. Ma no, forse quella era educazione. Sì, scusa, non ti preoccupare. Ciao. Clarabella. Hai i capelli tinti. Sì, perché è tranquillo, immagino. Astolfo. Astolfo. Astolfo, coda di fenice. Extra pozione. Vabbè. Manca sempre qualcosa per far tornare dal coma che non sia un'iniezione di adrenalina nel cuore, no, eh? Comunque. Astolfo, hai mica preso tu il mio CD di Aznavour che avevo in camera? Ne manca uno. Io li avevo tutti in ordine cronologico. Ah, sì, Squall. Ti ho preso un disco. Sì, pensavo fossi morto, fossi crepato, invece, eccoti qua. Ho preso. No, noi andremo a Verona. Un bel giorno verrai, nella terra d'Aurora, Giulietta e Romeo, ci fermeremo là, ai piedi del balcone. Non è il più bello di Aznavour, però te la ricordi la canzone? Vabbè, Squall la sa a memoria perché è un grande fan, probabilmente. Te la ricordi? Era nel singolo. No, questo è Squall che lo dice Astolfo, perché Squall è troppo esperto, quindi sì, Astolfo, mi hai preso, noi andremo a Verona, singolo 1973, etichetta Barclay, commercializzato in Italia da Ricordi, lato A, noi andremo a Verona, lato B, quel che non si fa più, canzone tradotta in italiano, cantata dallo stesso Aznavour, adattamento testi, no, sì, un bel giorno vedrai, nella terra promessa, degli amanti notari! Mi scatta il falsetto oltre una certa nota, ma è per dare maggiore profondità drammatica alla canzone. Tu mi hai ciulato il disco di Noi Andremo a Verona, che è la terra promessa. Sephiroth, in Final Fantasy VII, andava a Verona. Te ne rendi conto, Astolfo? Sei ammutolito, eh? Non sai che cosa dire. Sei stupito da questa affermazione. Sei stupito da questa scoperta. Vedi a rubare i dischi di Aznavour che tu non ne sai un cazzo e non sai quali sono i veri significati delle canzoni. Non sai neanche che cosa vuol dire gli amanti notari! Non lo sai. Ciao, va. Pirla. Quanto è stronzo Squall in certi casi. Se gli tocchi Aznavour, diventa una belva, eh. Una belva umana. Noi andremo a Verona. Un bel giorno vedrai. Vedrai perché è francese Aznavour, quindi vedrai nella terra promessa degli amanti. Non lo faccio più l'acuto perché devo preservare il mio fisico. Ah. No, lo faccio. Degli amanti notari! Ecco, per fare l'acuto ho mancato Grillet. Fate fuori in fretta sti mosconi, per favore. Dobbiamo ancora andare in infermeria, io non ce la faccio più. Shum! Soluzione. Vai. Bene, bene, Spatemp! Spatemp è bella. Voglio controllare Spatemp. Io ho sempre cercato Spatemp. Spatemp. Dateci qualcosa per questi Junction. Please. 5 magie. Oh. Tu non sai niente, Jon Snow. Giada magica, 5 sto. Ma cosa ve ne fa? Ho solo 4 giade magiche. Ma che tristezza. Che tristume. Tristerrimo. Uno di 20 magie. No.
Però quante ne facciamo? Quindi 4 più 5, 60, contando quelle che mi ha dato il beneamato Ficus, arriviamo a 67. Aumenterebbe qualcosa, ma non voglio privarmi delle bellissime palle di ferro. Ci serviranno le palle di ferro per andare avanti a questo commento, quindi meglio tenerle. Però diamo un'occhiata a cos'altro possono apprendere i personaggi. Personaggi, guardiamo, forse non sarebbero tecnicamente personaggi. In carta sì, mi piace, che potremmo trasformare qualche mostro indebolito in carta. E poi carta è fondamentale per permetterci di sbloccare l'abilità Transcard, che di solito è quello che salva il culo a quasi tutti i giocatori di Final Fantasy VIII che non hanno voglia di cercare chissà quanti oggetti per effettuare dei junction assai complicati e complessi, ma comunque molto. Ifrid? Fritz. Ma così ti tiene impegnato per un po'. Poi Fritz 40%. Eh no, eh no, eh no, eh no, Siren, eh no, eh no, eh. Ok. Brothers, HP più 40. Ma guardate, va bene. Vi conosco poco ancora, quindi fate quello che vi pare. No, e no. Anche qua. Tu mi cadi sull'HP più 20% per te, Diablos. Per te. A noi non ci pensi, eh? No, no, tu ci penserai. Ci stavi già pensando prima. Perché hai smesso? Al banco, JHP. Sì, perché sennò mi viene nervoso se non ho JHP a tutti i Guardian Force. Sei l'unico a un livello decente, Garbuncle. Non si direbbe a giudicare dal tuo aspetto, ma. Ok. Zona limonata. Vabbè. C'è una pubblicità ultimamente che fa una. Cioè, dice esplicitamente limonare, come se fosse una parola senza un significato diverso da quello del bere la limonata. Anche perché non è che si usa normalmente. Se è una limonata non è che dico io limono. Dico, bevo la limonata. Quanto siete furbi. Siete tutti usciti da Mad Men, voi nuovi pubblicitari. Ok, l'ho detta giusta. Lo riconosco dalla schiena, guardate. Sono. Io li riconosco tutti. Perché hanno dei tratti distinguibilissimi. Comunque il fisico. Quella spalla destra leggermente abbassata rispetto alla sinistra. Lei è il professor Zagambi. Ah beh, vi mettete contro dei SID diplomatici. Guarda, che strane. L'urlo di Chen terrorizza anche Galbadia, vedo. Il SID in basso. Che cos'è quella? La mossa dell'ascella fulminante? Vabbè, sanno delle tecniche che io non ho mai appreso. Comunque, ecco perché bisognerebbe partire da sinistra andando verso destra. Perché questa scena spiega discretamente bene quello che sta accadendo. È brutto vederla per ultima. Perché ormai a questo punto non serve più a niente. Oh, Granaldo. Non è italianizzato, Granald. Io lo chiamo Granaldo perché. Sì, mi scusi, professore, sa com'è. E poi sparisce. Ma dove vanno i professori dopo questa guerra civile che loro perdono? Non è che finiscono. Non. No, questo non è delle scuole. Ti servirà Shell, vai, vai, vai. Dove vanno i professori dopo che questa guerra civile termina drammaticamente? Boh, non lo so. A parte che potrebbero benissimo ancora stare nel Garden, basta che si tolgano la tunica e quel berretto da Sanpei, che nessuno li riconosce più, quindi. Chissà quanta gente di mezza età c'è nel Garden con. Ma lei ha una voce familiare. Lei non è il professor Zagambi. Io non ho mai insegnato in vita mia. Però questo suo accento molto. Oh, no, non so di cosa stia parlando. Ecco, infatti, no? Si mischiano a noi. Comunque è Granald, giusto? Granald, sì, vabbè, io lo chiamo Granaldo. Sì, certo, ci conosciamo tutti, eh. Granaldo che abita al quarto piano nell'interno 12, sì, come no. Vabbè, ti ho già fatto fuori nel primo disco quando ho salvato una donna che non conosco. Accompagnata della gente in pigiama che non conosco. Di cui non mi sono fatto nessuna domanda. Poteva essere un amante notorio. Chiunque fosse. Forse Squall pensa qui. La grande fan qual è del cantante confidenziale francese, mi sembrava. Ora mi sembrava molto un amante notorio. O per meglio dire, un amante notorio! Oh, ma ho anche rimbombato.
No, non è che... non è il termine giusto. Rimbombato. Non... come che si dice? Vabbè. Perché sto perdendo tempo con Granaldo mentre dovrei dargli delle bordate un pochino più forti? Dai, su, Granaldo. Io ho del lavoro da fare, eh. Sai quanto mi costa in renderizzazione tutti questi pixel registrati? Oh, meno male che l'hai capito. E con questo abbiamo liberato Garden, a parte il centro addestramento con il suo simpaticissimo archeosauro, che però era già uscito. Ma succedeva qualcosa di grave se tu non liberavi... grave, vabbè, ai sensi della trama è abbastanza grave. Io avrei sentito dei sensi di colpa se non fossi, se non avessi assunto un'aria cinica e insensibile in questo commento, più che altro dopo aver finito Final Fantasy non so quante volte, ora me ne frego. Ma se non si libera al centro addestramento, credo che il ragazzino che corre intorno al Garden muoia. È brutto, però credo che muoia. Quindi è morto adesso. Potrei ancora tornare indietro, ma non ne ho la benché minima voglia. E poi non ho code di Fenice. Mi dispiace, caro. Non ho code di Fenice. Non posso fare nulla per te. Sono l'eroe. Io sto così. E crepalo. No, non siamo così. No, non ti preoccupare. La dottoressa Kadowaki è la conferma di quanto siano adorabili i personaggi secondari di tutti i Final Fantasy fino al 10. Ma soprattutto quelli di 6, 7, 8, 9. Per me i personaggi... vabbè, Facepalm, ti hanno solo chiesto di dare una mano, Squall. Non puoi ficcarti la mano in faccia tutte le volte, ogni volta che devi fare qualcosa. Comunque, adoro i personaggi secondari di Final Fantasy VIII, l'ho sempre detto. Perché, secondo me, anche la dottoressa Kadowaki è particolare e è possibile fantasticare su questi personaggi perché non, si può intuire che hanno un carattere forte. Oh sì, sono molto ansioso di vedere Shu. Adoro anche tantissimo Shu. Per quanto non abbia una grande introspezione nel gioco e me ne dispiace, io adoro Shu. Wom! Ma avete visto la mano di Squall quanto è stata rapida? Se la dottoressa Kadowaki si fosse trovata lì vicino gli avrebbe mozzato la testa come niente. Nel trono di spade utilizzano Squall come boia perché col Wom! Della mano lui decapita tutti i condannati. O più che altro tutti gli innocenti che tentano di dire la verità, perché nel trono di spade succede più che altro quello, le persone decapitate tendono ad aver commesso solo quello. Comunque sì, è da 4 anni che ci sono dei missili che stanno girando qua intorno, sono stufi, non sanno più di cosa parlare. E la dottoressa Kadowaki invece si siede al rallentatore. Ma Felitti, ce n'è uno solo. A parte che adesso vengo un attimo da lei, dottoressa, perché dopo che mi tolgo Zell e Rinoa da dosso, no, mi tocca far manovra. Ecco, dottoressa, lei ha qualcosa per me? Sì. Oh, coda di Feniace. Quello che volevo chiederle, quanti posti c'è in questa infermeria? Come cavolo l'ho detto? Guardi qua se c'è questa infermeria. respira. Quanti posti c'è in questa infermeria, dottoressa? Uno. C'è un posto. Dica la verità. È previsto che possa esserci soltanto un ferito sì dalla volta? Avete sprecato i soldi di un'altra sala dove infilare i feriti per fare quella decalcomania sul soffitto? Che tra l'altro è molto carina, ma non serve a un bene amato? Un solo ferito alla volta? A parte che, adesso mi spieghi, professore, lei non è... Oh, chiamata. Sentite il telefono che vibra? Sì, a giudicare dalla barra che crea Audacity lo sentite. Beh, ma non posso rispondere, c'è un commento in atto. Il commento è troppo importante. Il commento è la vita! Smettila, ok, ha smesso. Cosa stavo dicendo, tizia Kadowaki? No, dottoressa. Una sola... Quando, ecco, fatto importante che vorrei chiederle, stavo quasi per passarmi di mente. Io mi sono ferito all'inizio di questo gioco e mi sono risvegliato in infermeria. Ma anche Sifer era stato ferito, anzi, 7 secondi dopo di me, perché io ho restituito il colpo, perché mi viene sempre il romano quando devo... Vabbè, io ho restituito il colpo, perché come lei sa, un Leonard paga sempre i propri debiti, ma... Ogni tanto, quando ce la fa. Ma... mi sono risvegliato io
in infermeria, ma la ferita che ho inferto a Sifer è stata praticamente la stessa che è stata inferta a me. Perché non mi sono, dato che c'è un letto solo, risvegliato, abbracciato al mio peggior nemico? A parte che mi deve anche spiegare perché avevo un cerotto, una garza avvinghiata intorno alla mia nuca, non capisco perché. Forse sono caduto male? Io ero già incosciente quando è successo, perciò sono caduto male all'indietro. Ho preso una commozione cerebrale o mi avete rubato un pezzo di cervelletto per tenerlo dentro non so, un vasetto di conserva. Cervelletto del protagonista di Final Fantasy VIII, lo vendete su eBay o cose del genere. Cioè, perché Seifer non era con me? Quando è che avete prestato soccorso a Seifer? Si è cucito da solo? Cos'è Terminator? La sua assicurazione era americana e non copriva, quindi ha dovuto ricucirsi da solo. O lo avete soccorso dopo? Se lo avete soccorso dopo mi sembra strano perché dovreste averlo trovato insieme a me. Siamo svenuti insieme? Oppure qual è la dinamica del mio ferimento? Perché non me la. Mi faccia vedere quel fascicolo! Giri quello schermo e mi faccia vedere il mio fascicolo. Voglio sapere com'è che mi avete trovato nel centro di addestramento. Eravamo nel centro di addestramento o eravamo fuori dal Garden di Balamb? Perché l'ambientazione mi sembrava troppo naturale per il centro addestramento, probabilmente eravamo fuori, vicino alla caverna di fuoco. Quando è che ci hanno trovato? Mi hanno trovato 4 giorni dopo col muschio che si era già infilato all'interno della ferita. Non capisco, quando è successo? E perché non avete trovato Seifer? Si è nascosto, è andato via? Il suo silenzio mi irrita molto, dottoressa Kadowaki. Non mi piace, non lo apprezzo. Vabbè, è un segreto. Ho capito, è un segreto. È un segreto. Quando è che è stato? E poi comunque lei è una stanza sola. Quando io comanderò questo garden, perché mancherà poco, sa? In gran parte delle fanfiction, io prima o poi. Dai, io prima o poi divento preside del garden. Spesso e volentieri. Anche in quella che Shinra Interna aveva scritto tanti anni fa. Diventavo preside del garden. Quando comanderò io allargherò, abbatterò un bel po' di muri e allargherò tutto. Le ridurrò un pochino lo spazio del suo ufficio, perché è vero. Ma lei fa anche psicoterapeuta. Perché quello non è il divanetto da medico normale, quello è il divanetto stile Freud, stile Woody Allen. Lei fa anche. Lei è arrotonda come psicoterapeuta e non ha mai preso la qualifica, dica la verità, dottoressa. Però tutti questi armadi che di sicuro contengono 180 camici uguali. Anzi, vabbè, con varie tonalità di bianco, bianco sporco, bianco pulito, bianco intirizzito. Non le servono tutti quegli armadi, cosa ci tiene? Le medicine sono a sinistra, vede? Oltre a quella tendina c'è il magazzino con le medicine. Sembrano tutte le bottigliette di Silent Hill che curavano le energie, che aumentavano, vabbè, che curavano lo status di Harry Mason e di tutti gli altri pazzi che transitavano per quella città. Ma no, strana questa infermeria, è sempre stata strana. Comunque la saluto dottoressa perché i missili stanno arrivando e forse è la volta buona. Oh, guarda! Una bilancia che calcola anche l'altezza digitale. È digitale, io le ho sempre viste vecchie manuali. Curioso, la saluto. E siamo usciti camminando, anche se ora tutte le regole del garden sono saltate. Ciao, Niguarda. Ti chiami come un ospedale, credo. Sì, lo so. Che pensavi che il preside fosse qua nel corridoio? Vabbè. Australopithecus. Ah no, Nida! Nida, è vero. Sì? Chi sei? Nida? No. Ah, scusa, ero troppo occupato a farmi i complimenti quel giorno, non mi ricordo. Oddio, no, Nida, no, non essere così depresso, eh. Non. Cosa, sei innamorato segretamente di me? Ti ha così terrorizzato il fatto che non mi ricordassi? Ah, vedo che mi conosci. Mi conosci? Hai fatto caso allora al mio comportamento? Sei sicuro che non ci siano dei. Che tu non abbia uno strano sentimento nei miei confronti? No, perché io poi ti assumo. Non so se ti assumo io o qualcun altro. Quando comanderò io questo garden, eccetera, eccetera, ti assumerò ufficialmente. E ti darò anche un aumento di stipendio. Quando poi passiamo da Fisherman's Horizon e mettiamo a posto il garden e gli creiamo uno stranissimo sistema di comando che ancora oggi mi spaventa e mi fa venire molte più domande di quando avevo l'età in cui giocavo per le prime volte a Final Fantasy VIII. Tu verrai assunto come guidatore, navigatore di questo garden e il tuo lavoro consisterà praticamente nell'aggrapparti a un enorme
Oggetto. Non ho dei termini in questo momento che mi permettono di descrivere agevolmente quell'oggetto. Comunque è un enorme Schwanzstück. Un enorme Schwanzstück, secondo me. Quante volte ho detto già secondo me? Vabbè, sono tutte opinioni personali. La propria avventura di Final Fantasy è sempre soggettiva, per quello dico tante volte secondo me. Ma secondo me era un enorme Schwanzstück. E tu non ti sei fatto alcun problema ad afferrarlo con entrambe le mani e ti divertivi anche a girarlo a sinistra e a destra. Tra l'altro era rosa. Non era rosa color salmone. È spaventoso, eh. Era alto 2 metri praticamente. 6 piedi su per giù. E tu, sinistra, destra, lo spingevi avanti. Arrivavi sempre in orario, anzi in anticipo perché ogni tanto lo pulivi con ace gentile. Nida. No, non che a me crei alcun problema, anzi è bene che tu non nasconda assolutamente la tua natura perché siamo ormai il mondo è aperto e non c'è nessun problema, siamo tutti amici, ma solo che potevi anche accontentarti di cose più piccole. Ambizioso Nida, eh? Fa tanto la personcina piccola che non si fa vedere. In realtà è ambizioso, su certe cose. È un amante notorio.